Sì, ecco. All'inizio io venivo da un settimanale maschile, non femminile, che era il tempo illustrato. Un bellissimo settimanale che era Toccanelli, che era stato inizio. Un giorno lui però mi chiama, il microfono deve essere. Una borgese, ti vado che sono femminile. Cosa vuol dire? Mi torni che la sera mi telefonavo e Giulia, io speravo sempre che mi dicesse andiamo al cinema, posso venire che mi scrivi di colocare la cosa del notizio, tu che sai scrivere, io devo scrivere. Finché un giorno il suo direttore gli ha detto ma come scrivi bene, ti faccio subito il fiato, e lui tutto rosso che ma veramente è il mio amico che scrive, mi torna a morte. Ah no, è una mia amica. Allora quello mi ha detto, ma come? C'è solo la città e la Fornaci, non ci sono altri giornalisti. Questo era nel 59, non so, e mi ha chiamato subito lì, dove ho fatto praticamente così. Vabbè, poi arrivo al Corriere e faccio. Direttore mi presenta tutti questi seduti intorno al tavolone e Albertini, tutti quei capelli giacchiati. Me e Leonardo Vergani, perché lui aveva deciso che il Corriere doveva essere ringiovanito. E per ringiovanirlo doveva acquistare tutti i figli di giornalisti, perché pensava che già sapevano cos'era questo. Allora Borgesi, Vergani, Radius, Benedetti, Pomerino, Lombardesi, tutti li ho acquistati in un colpo solo. Non sto. E io però ero l'unica donna. Allora, vado per fare il contratto dall'amministratore e tutto sorridente mi fa, e ho fatto il contratto. Redattore di Amica spostato al Corriere. Ma lei si sogna, se mi chiama al Corriere, io sono un redattore del Corriere, non di Amica. Ah, ma noi non siamo abituati ad avere redattori donne, non ce n'è neppure uno. E ho detto, ecco, non c'è niente. Se no, non ce ne stavo così. Infatti, questo che ci stupiva tutti. Quando siamo entrati per Vergani, insieme a cosa ci ha dato un foglio con le parole da non usare mai. Allora, fra le parole c'era. Seno, mai neanche del mare. Gabinetto, mai neanche dei ministri. Ma rispetto. Aborto? No, ma quella non c'era ancora. E c'era tanto. E poi c'era. E poi c'era.